Vai, Checco. Questo non è un posto di cioccolato. È chissà, ma è chi no? Come no? Sì. Vedi? E questo qua. Ecco fatto. Ah, sono più di sé fatto, stanno i bottiglieri, sono preso tardi. Ok, Shrek e Fiona dovranno affrontare i genitori. C'erano una volta, in un regno molto, molto lontano, un re e una regina benedetti dalla nascita di una bellissima bambina. E nel paese tutti ne furono felici. Fino al tramonto del sole. Allora videro che la loro figlia era stata colpita da un terribile incantesimo che si impossessava di lei ogni notte. Disperati, chiesero aiuto ad una fata madrina che li convinse a rinchiudere la principessa in una torre in attesa del bacio dell'affascinante principe azzurro. Lui avrebbe affrontato il periglioso cammino attraverso il gelido freddo e l'infuocato deserto, viaggiando per molti giorni e molte notti, mettendo a rischio la vita per raggiungere la fortezza del dragone. Perché lui era il più coraggioso e il più affascinante di tutto il paese. Ed era destino che il suo bacio rompesse l'orrendo incantesimo. Lui solo sarebbe salito fino alla stanza più remota della torre più alta, per entrare negli appartamenti della principessa, dirigersi verso la figura dormiente di lei, scostare le tende di tulle e scoprire... Che vuoi? Principessa Fiona? No! Sia lodato il cielo! Lei dov'è? In viaggio di nozze. In viaggio di nozze? E con chi? So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me. But I don't know nothing about love. Come, turn a little faster. Come, the world will follow after. Come on, everybody's after love. Skies belted out, sunlight shimmering love. Well, baby, I surrender to the strawberry ice cream. Never ever ender all this love. Well, I didn't mean to do it, but there's no escaping your love. Oh.